per adesso si orientano verso Dio. No, grazie. Guardate quanta gente, ci sono 10.000 persone al Palo Automatica, sono tutte qui per il congresso dei testimoni di Geova. Forse non lo sapete, ma quella dei testimoni di Geova è la seconda religione tra gli italiani. Queste persone sono quelle che ci bussano alla porta con la Bibbia in mano e che quasi sempre cacciamo senza saper nulla di loro. Ma chi sono davvero? In cosa consiste la loro fede? È una giornata forse la più importante che possiamo vivere. Capelli, vai, prego. Oggi è il giorno del battesimo. Per loro non è un sacramento, ma il momento in cui diventano davvero testimoni. E tra i battesimandi in fila conosco Luana. È come quando ti sposi, no? Beh, dedichi la tua vita a Geova, quindi... Sembrava un sogno un po' lontano, no? Mi facevo tante domande e volevo trovare la risposta. La risposta l'ho trovata nella Bibbia. Ho studiato 2 anni e dopo purtroppo si vede che ho avuto un calo spirituale perché mi sono comunque innamorata di una persona, del mio attuale marito. Perché è un calo spirituale innamorarsi di una persona? Cioè non è una cosa che arricchisce l'amore, no? No, l'amore arricchisce sicuramente. Io avrei preferito avere un fratello della adunanza perché è più facile, no? Con una persona di fuori comunque ti rispetti, cioè il rispetto, ti ami. Che quindi... tuo marito tu dice di fuori, che vuol dire di fuori? Che non è testimone. Che non è testimone. Sì, non è un fratello testimone di Geova, tutto qui. Non è una cosa brutta, ci mancherebbe perché è il padre dei miei figli. Lo rispetto tantissimo. E... lo amo. Vado a trovare Luana, a casa sua, a Spoleto, in Umbria. Ciao Luana! Permesso? E quando entro, sua figlia Dorothy mi accoglie così. Questa è la Bibbia. Oh, e questa è la Bibbia. Allora, vediamo un po'. Perché per le bimbe questa è l'ora dello studio. Mamma, mamma, ho fame, voglio un panino. Si parte da una lezione di buone maniere. Anche Geova chiede le cose in maniera gentile. Mi fai un panino per piacere? Bravo. Le tue compagnette, le tue amichette, no? Sì, vengono più a giocare il pomeriggio, eccetera. Beh, certe volte, perché non è che ci abbiamo molto tempo con l'adunanza, tocca fare lo studio. Zitta, basta così, va bene? Poi vediamo un altro cartone. Wow, una farfalla, che bella! Geova ha creato cose stupende. Ma stavolta non si tratta solo di buone maniere. Non vedo l'ora di essere nel paradiso. Così potrò studiare tutte le farfalle che Geova ha creato. Ma che succede quando poi moriamo? Tu lo sai? Sì. No. Allora, prima di tutto il paradiso non si parla di un paradiso da morti. Lei è viva, vuole studiare. Ah, non è un paradiso da morti. Però ascolta, di questo non ne parliamo. Ad un tratto Luana cambia un po' atteggiamento. Non mi va di andare su questo discorso, sul serio. Questa tagliatela perché non, se no non facciamo più niente. Perché? Evidentemente ci sono delle questioni di cui è delicato parlare. Non si può parlare di paradiso. Anche perché questa è una famiglia speciale. Il marito di Luana non è testimone di Geova e ci sono delle questioni sulle quali bisogna mettersi d'accordo. Quali sono i temi in cui, come dire, dovete un po' discutere prima di trovare un compromesso? Beh, sulle feste. Per esempio? Noi non festeggiamo, io non festeggio i compleanni. Perché? Perché è una festa pagana. Cioè, quindi se lui organizza il compleanno delle bambine... Io non partecipo. E Natale? Sulla Bibbia non c'è la data della nascita di Gesù. Però lui ci tiene, per esempio, al Natale. Quindi è lui che si occupa dell'addobbo dentro casa, oppure di fare qualche regalino a loro.
Loro come si orientano? Per adesso si orientano verso Dio. Sofia, sei pronta per andare in servizio? Cosa ci vuole per il servizio? Questa cos'è? È la torre di guardia. Esatto! Dai ragazzi, impariamo i libri della Bibbia. Sorry. Pronti per iniziare da alcune delle scritture ebraiche? Pronti! Genesi! Dal paradiso l'uomo Dio cacciò. Suoni tu? Esodo! Guardi, noi Testimoni di Geova offriamo studi biblici gratuiti a domicilio. Deuteronomio ci dice di ubbidire a Geova Dio. Hai visto? Purtroppo oggi succedono tante cose brutte. Sì, vabbè, siete della Bibbia. Sì, eccola. Non mi interessa, guarda. La Bibbia è il più bel libro che ci sia. Oh, grazie. Capisco, buona giornata. Loro sono dei testimoni di Geova che stanno vagando per tutta la mattina per cercare... Tra un portone e l'altro capisco che quella che per tutti noi è una seccatura di qualche secondo, vista dall'altra parte, è uno sforzo enorme per incontrare il prossimo. Buongiorno, sono Dorothy. Secondo lei, dove possiamo trovare una buona notizia? Il giorno dopo, Luana mi invita ad un appuntamento importante. Ciao, ciao, ciao. L'adunanza. È una riunione che si tiene due volte a settimana. A presiederla non sono sacerdoti, ma fratelli più esperti. Abbiamo bisogno di forza, di incoraggiamento. I cosiddetti anziani. La preghiera non è un rito, una formula. No, è una cosa che viene dal cuore. Si studia insieme la Bibbia e soprattutto si simulano gli incontri che avvengono durante il servizio con le persone del mondo. Cioè tutti coloro che non credono in Geova. E poi anche qui parte un video. E finalmente sento parlare di ciò che accadrà dopo la morte. Oggi abbiamo problemi di salute, malattie. La promessa di Geova è: nessun residente dirà sono malato. La promessa di Geova è quella di un nuovo regno che arriverà dopo la fine del mondo. La volontà di Dio ha come obiettivo una risurrezione di vita, quindi con un corpo. Un mondo nuovo in cui risorgeremo non con l'anima, ma in carne ed ossa. Come immagina il paradiso lei? Bello. E che non sarà in cielo, ma qui, sulla terra. Ma lei crede che quando morirà ritroverà suo marito? No. Mio marito ritroverà qui nella resurrezione. Prima no. Non troverà suo marito. Adesso quando sono morta vado sottoterra come lui e basta. Ma c'è un altro elemento che manca. Lo scopro con Luana e Dorothy quando la sera torniamo a casa. In questo nuovo mondo cosa faremo? Ci potremo fare da soli le... Cosa dice lì? Le edificheranno case. Le case. Le case, ma come facciamo? Se non c'è papà, che tu mi sai lavorare. Ma perché papà non c'è nel nuovo regno? Perché non è testimone, può darsi che Giova non lo vuole. Ah, nemmeno. La resurrezione e la vita eterna nel nuovo regno sono preclusi a tutti coloro che non credono in Geova. Chi c'è con te? Il mio fidanzato, che ovviamente me lo studierò a testimone, quindi. Ok, te lo studi testimone? Meglio. Perché non voglio essere come mamma che ha preso una bruttissima decisione. Una bruttissima decisione? Papà? È papà tuo, Sì. Non gli vuoi bene? Certo che li voglio bene. E allora? Dico detto questo, mamma. E che c'entra la bruttissima decisione? Pare che abbiamo trovato una bestia. Mamma, bestia. Quella è stata una mia decisione personale. Una bestia, ma è una bella bestia. In questa famiglia, come in tutte le altre, l'amore di tutti i giorni tiene insieme le persone nonostante le differenze. Anche quando la differenza ha a che fare con l'eternità. Però voglio
che ti concentri un attimo, chiudi gli occhi e realmente immaginati nel nuovo mondo. Io mi vedo tutta bianca, col vestito lungo bianco, tutta piena di roselline. Oh, che bello! Roselline colorate, con i capelli scelti, boccolati. Boccolati? Boccolati, certo. Te come ti immagini? Io mi immagino con tutte le persone a cui voglio bene. E ci hai pensato anche al fatto che magari potrebbe mancare qualcuno a cui tu vuoi molto bene? Certo. Sì, ci ho pensato. E mi dispiace tanto per loro. Tanto. Veramente tanto. Mi piacerebbe che tutta la mia famiglia fosse testimone. Anche il mio marito fosse testimone già da adesso per passare più tempo insieme. Purtroppo, ognuno prende le... No, purtroppo, ognuno prende le sue decisioni e sceglie da solo. Uno è scelto così, rispettabilissimo. E spero che ci sarà